volta da questa parte del palco. Pensavo che eravamo bellissimi, non è vero, siamo fantastici. Oggi comincia la rivoluzione di Matteo Salvini e noi con Salvini è presente con i suoi rappresentanti, poi ve li dirò, in parte a me c'è il segretario nazionale, l'onorevole Attaguille, ci sono i parlamentari, ci sono i neoeletti, perché quella ruspa serve a Bolzano, ma serve a Palermo, serve a Roma, serve a Napoli, è la ruspa del cambiamento. E vi chiedo un applauso per questi amici che hanno scelto il nostro capitano, a differenza di quelli che si sono fatti eleggere delle file della Lega e hanno tradito per Alfano. E allora abbracciamo gli amici del centro sud e delle isole, vedete le bandiere della Sicilia e della Sardegna, sono quelle che rappresentano tutte le regioni, lo stesso animo che abbiamo avuto noi tanti anni fa per seguire Umberto Bossi oggi, e voi vi ricordate le difficoltà, vi ricordate com'era difficile, ebbene è altrettanto difficile per questi nostri fratelli e sorelle che oggi con Matteo Salvini sfidano il sud della mala politica, delle raccomandazioni. Questa è la rivoluzione che vogliamo. Questa è la rivoluzione che chiediamo, da voi ci aspettiamo l'abbraccio di quel conforto che è necessario, perché amici, anche là ci sono stati gli assalti alle sedi esattamente come al nord, anche là ci sono state le contestazioni a Matteo esattamente come al nord, ma voi lo sapete cosa vuol dire? Vuol dire che a Roma e non solo la vecchia politica ha paura di noi, ha paura di questo prato pieno che rappresenta tutto il paese nelle sue differenze e nelle sue identità. Con le nostre bandiere facciamo paura, più paura di quei quattro coglioni dei centri sociali. Io però voglio dirvi una cosa. Mi sono permesso di prendermi un attimo di tempo, perché oggi abbiamo qua le persone che per primi hanno messo la faccia, anche quelli che magari non sono stati eletti, ma abbiamo il primo sindaco di noi con Salvini, Nicola Marotta, il primo sindaco a cui farò fare un saluto, e insieme ai consiglieri che sono arrivati dalla Sicilia, qualche gufo dice non avete preso i voti. Che ci andasse Alfano a prendere l'11% in Sicilia, che ci andasse Alfano a prendere l'8% in alcuni paesi della Puglia, che ci andassero quegli schifosi venduti al mondialismo che ci stanno riempendo da nord a sud di immigrati irregolari. Io chiuderò dopo, vi lascio brevissimamente un saluto del sindaco Marotta con un grande applauso e poi l'intervento che mi tocca profondamente nell'animo di Stefania, 24 anni, la prima consigliera eletta ad Andria, per dire che noi ci siamo con i giovani, non con la rottamaglia romana. Marotta, dove stai? Buongiorno, buongiorno, Bondita, buongiorno Padania. Per me è un onore e anche un'emozione. Sono Nicola Marotta, sindaco di Rocca Gloriosa, comune della provincia di Salerno. Sono qua insieme al mio vice sindaco, nonché consigliere provinciale Attilio Pierro, e con la convinzione di tutta la mia amministrazione a portarvi un saluto caloroso e fraterno. Veniamo a rappresentare insieme al referente regionale e dei referenti provinciali l'intera regione Campania, quella parte della regione di quegli amministratori che vengono dalla società civile ma che hanno messo la loro faccia, la loro dignità al servizio del loro territorio. Quell'Italia del Sud che vuole essere libera, produttiva, responsabile e protagonista delle proprie scelte, che non si piange addosso, ma che vuole insieme con i cittadini del Nord costruire un'Italia migliore.
rappresento uno degli 8.000 campanili d'Italia che grazie alla loro singolarità e specificità, storia, dialetti e diversità hanno fatto grande l'Italia. Siamo qua non per motivi di pancia, siamo qua con il cuore, con il cervello di chi è consapevole del momento epocale. Chiudo. È l'emozione. Chiudo con un saluto a tutti voi e un ringraziamento all'organizzazione e al segretario Salvini per l'opportunità che mi ha dato di salutare e parlare da questo palco. Un ringraziamento ai delegati provinciali, regionali e ai sostenitori del Sud che hanno partecipato a questo incontro. Noi con Salvini per un'Italia migliore. Grazie. Buongiorno Pontida, sono Stefania Lita, ho 24 anni e sono la prima consigliera comunale eletta in Puglia. Sono qui a rappresentare migliaia e migliaia di donne e di uomini del Sud che hanno deciso di dire basta. Basta ad una classe politica che ha massacrato il Nord, il Centro e anche il mio Meridione. Basta ad uno Stato che non mette al primo posto il suo popolo. Sono qui, su questo palco, con tanta emozione e tanta speranza. Speranza che finalmente anche al Sud si sta trasformando in azioni concrete. In Puglia, noi con Salvini, esiste da pochi mesi, ma ogni giorno cresciamo, apriamo nuova sede, organizziamo gazebi. C'è molto entusiasmo intorno a noi e intorno al nostro capitano. Grazie Matteo Salvini, grazie perché... Grazie perché hai creduto che anche al Sud ci sono tante persone, tanti giovani che credono in te e credono nelle cose in cui lotti. E quindi noi lotteremo con te affinché tu possa diventare al più presto il nostro Presidente del Consiglio. Viva la Lega, viva noi con Salvini, viva la Puglia e viva Matteo Salvini, grazie. Grazie a tutti, vi dico solo che c'è con noi anche il professor Valditara che ci aiuterà nel programma. Finisco con una frase che vale per tutti. Renzi, stai sereno!